Fra le novità obbligate di Bologna-Inter per ovviare a numerose assenze ci sono Shalimov, Schenardi e De Marchi da una parte, Anglomà centrocampista dall'altra. La direzione di gara è affidata all'arbitro Boggi, il montaggio è curato da Alessandro Morbidelli e cominciamo a documentare la partita dal quinto minuto del primo tempo. C'è questo retropassaggio da parte di Djorkaeff. Questi è Galante che però fallisce il rinvio, pallone sui piedi di Fontolan. Ancora Galante sulla palla, quindi lì subentra Schenardi. Lavora la sfera per Shalimov, pallonetto ed è gol. Quinto minuto del primo tempo, Bologna 1, Inter 0 e quarto gol in campionato per Shalimov, che aveva già segnato da ex al 91esimo a Milano. Ancora il Bologna, sempre un'apertura per Igor Shalimov. Intanto a centro area c'è Fontolan. All'indietro arriva anche Schenardi, colpisce male il pallone che finisce però non troppo distante dal palo. Rimessa in gioco di Cardone, la palla che scavalca Anglomà. Quindi passaggio indietro di Ganz per Fresi, tre quarti di campo, prova il tiro ad effetto ed è una bella conclusione che finisce vicino all'incrocio dei pali. Sempre il Bologna con Cardone, in verticale per Schenardi, il suo scatto in mezzo Fontolan, la spaccata e il pallone però nettamente alto sulla traversa. Ultime battute del primo tempo, adesso si fa vedere l'Inter. Zanetti, davanti a lui c'è Paramatti, il cross, colpo di testa di Djorkaeff, pallone che rimbalza pericolosamente davanti ad Antonioli. Nella ripresa entra l'Inter al posto di Galante e più tardi vedremo anche Nervo, Berti, Di Napoli, Magoni e Seno. Inter all'inseguimento del pareggio. Una fuga di Pistone. Si accentra. Djorkaeff scatenato, va giù. Ganz, palla in gol. Sesto minuto del secondo tempo, 1-1 fra Bologna e Inter. Decima rete in campionato per Ganz. E adesso naturalmente l'Inter prova a vincere. Fresi, ancora davanti per Djorkaeff. La finezza, Ganz, altra finezza d'esterno e si porta in vantaggio l'Inter, 21esimo. Inter 2, Bologna 1, 11esima rete in campionato per Ganz, ma attenzione, contemporaneamente il Parma si porta in vantaggio a Verona. Insiste comunque la formazione di Castellini, l'apertura di Djorkaeff, Winter, ancora un traversone, sempre Ganz, prontissimo, il tiro al volo e ribatte Antonioli. Poi l'azione non ha esito per l'Inter. Adesso il Bologna. Un pallone fuori area, Brambilla, vince il rimpallo. Delizioso pallonetto, stop di Paramatti, girata al volo ed è una rete di Paramatti, veramente da grande attaccante. 30esimo minuto, Bologna 2, Inter 2, quarta rete in campionato per il sorprendente Paramatti. Il risultato della partita non cambierà più, e visto che questo è l'ultimo vagone della giornata di campionato,